Si è conclusa venerdì sera la 2 giorni del Summit internazionale della filosofia, l'evento correlato al G7 di Borgo Egnazia, che si è svolto nello storico Teatro Curci di Barletta. Parterre di prestigio con docenti da ogni parte d'Italia e del mondo, tema del confronto, la convivialità e il dialogo tra i popoli. È stata l'opportunità che noi abbiamo avuto di dialogare innanzitutto tra studiosi che venivano da varie parti del mondo e di confezionare un documento che consegneremo alla presidenza italiana del G7. Quello che è venuto fuori è proprio un documento in cui fare in modo che ciò che più ci fa paura, le minoranze, la diversità, le differenze, siano invece riposte al centro perché l'umanità possa crescere sempre di più in uno sguardo critico e avvolgente. La Puglia come terra di accoglienza, ma anche come espressione della ricchezza delle minoranze tra etnie, lingue e commistioni culturali, Barletta si erge a simbolo del multiculturalismo. Nel dialogo si parlava delle 14 minoranze linguistiche e a me veniva in mente che di queste 14 minoranze linguistiche, 3 sono in Puglia e abbiamo l'arbrescia, abbiamo la minoranza franco-provenzale, abbiamo il grico. Sono 3 minoranze linguistiche che ci indicano il passaggio di 3 popoli eccezionali che hanno attraversato e hanno vissuto nella nostra terra.